Radio Nettuno. Radio Nettuno. Radio Nettuno, proseguiamo adesso con un ospite in diretta collegato con noi, ovvero Giorgio Graziani, segretario generale CISL Emilia Romagna. Graziani, buongiorno. Buongiorno. Allora, ci ritroviamo dopo l'estate, ma soprattutto ci ritroviamo in quello che avevamo sempre pronosticato, autunno caldo, e quindi adesso io subito chiedo a Giorgio Graziani che tipo di autunno sarà per la CISL, come vi state adoperando, quali sono i temi più importanti. Vogliamo sapere un sacco di cose questa mattina. Vedrò se riesco a rispondere alle aspettative. Di sicuro che fosse un autunno caldo lo sapevamo, sappiamo che purtroppo è stata un'estate, è stata una primavera, è un autunno e sarà un inverno caldo, perché le maglie della crisi continuano a imperversare sia sul piano internazionale che sul piano locale, per cui alla fine siamo in grandissima difficoltà, e questo non toglie che dobbiamo mantenere alta, come si dice, la motivazione per cercare di uscire da queste difficoltà. Però insomma, ogni giorno ci è chiaro quali sono gli scenari su cui ci stiamo muovendo. Oggi, tra l'altro, oggi, in questi giorni, in queste settimane, tra l'altro, il Premier Monti ha incontrato prima le associazioni datoriali e poi i sindacati per cercare, questa è la grande novità di questo autunno che io voglio sottolineare, per cercare di mettere insieme le parti e costruire un accordo, un quadro di relazioni capace di dare sprint, chiamiamolo così, alla produttività che tutti i dati, sembra ci si svegli un po' adesso, dicono essere molto, molto in difficoltà. Senta Graziani, ma a questo proposito, la luce si vede o non si vede? Perché ogni tanto ci sono queste dichiarazioni. La luce dipende cosa significa per luce. Se luce significa si vede lo spiraglio, l'orizzonte su cui l'indice di crescita del PIL riuscirà a invertire la sua rotta, io non la vedo. La vede Monti, perché sicuramente ha un quadro di riferimento più chiaro, più esplicito, con tutta la gente che lavora per lui, probabilmente qualcuno riesce a dargli dati migliori. Io non la vedo, io vedo che servono azioni e strumenti che in alcuni casi non ci sono, in altri finalmente ci si dà qualche svegliata, che è il fatto che non si può parlare solo di rigore, ma si deve parlare anche di crescita, e per parlare di crescita non ci si può fermare a fare piccoli decreti cosiddetti dello sviluppo o salvi Italia, ma si deve fare un'azione concreta a partire da rimettere insieme, come dicevo prima, le parti sociali, e quindi ricostruire una concertazione, un dialogo per costruire coesione sociale e impegno comune, ma dall'altra parte anche, se possibile, togliere lacci e lacciuoli a quelli che sono enti locali, regioni e stesso governo rispetto alle volontà di investimento che oggi esistono. Serve quindi una semplificazione burocratica, quello che loro chiamano il progetto di riordino istituzionale, che dovrebbe ridurre il numero delle province, è un altro casino che probabilmente non ci darà risultati immediati, ma almeno è un primo passo a cercare di capire come ridurre i livelli, tra virgolette, di decisione. Noi abbiamo bisogno, e pare che Monti se ne sia accorto un po' tardi, e francamente in una situazione che si avvicina alla campagna elettorale, quindi un po' stretto nelle maglie dell'agibilità, servono azioni che in un modo o nell'altro diano a quelle imprese, che non sono molte, che hanno voglia di costruire prospettiva sia per loro che per i lavoratori, di essere in grado di farlo, che è un po', mi scusi se sono stato lungo, che è un po' quello che, con tutto il casino che c'è, perché c'è ancora tanta confusione e difficoltà nel reperire i soldi, sta accadendo dentro le aree del cratere del terremoto. Lì, in un modo o nell'altro, ci si è messi tutti a cercare di fare non l'impossibile, perché purtroppo l'impossibile in questo caso è purtroppo, perché significherebbe fare tutto quello che serve,
ma in un modo o nell'altro tutto quello che è possibile per ridurre le aree burocratiche di decisione, accedere al credito per investire in tempi più stretti possibili e soprattutto trovare risorse, risorse pubbliche che affiancano quelle private per dare stimolo alla ricostruzione. Guardi che quello che è successo lì non c'è mai polemica, ma c'è sempre voglia di fare, perché la gente è davvero in grandissima difficoltà e ha bisogno di risposte certe. Dovrebbe succedere in quello che è il terremoto politico, economico e finanziario del nostro paese. Senta Graziani, ma proprio sull'area del terremoto, perché si rischia sempre che i riflettori si spengano a qualche mese di distanza o cose del genere, qual è la situazione che percepite adesso? Cosa manca maggiormente? Le polemiche sui fondi, cosa ne pensa? Guardi, io penso che sia stato e si stia facendo il massimo, ma non è sufficiente. Questa è la cosa, questo è il paradosso dell'area del terremoto, perché lì l'esasperazione è ancora presente, la voglia di risposte è una voglia legittima da parte di cittadini e imprese, perché oggettivamente ci sono ancora tante domande senza risposte, però nei fatti tutte le ordinanze che si stanno susseguendo a firma del commissario sono ordinanze che cercano di dare tutte le risposte possibili, che sono dal punto di vista, lo so che se c'è qualcuno dei nostri ascoltatori che abita in quelle aree dirà vabbè, ma avete rotto le balle su queste robe qua, ma dal punto di vista burocratico, istituzionale, gestionale è miracoloso quello che si sta facendo, perché l'accesso al credito, l'accesso ai soldi che sono stati stanziati ancora oggi è difficoltoso, ma ha delle scadenze tra virgolette precise. Ci sono accordi con gli istituti di credito, ci sono patti tra virgolette per la legalità in termini di ricostruzione, quindi anche attenzione alla qualità del lavoro, ci sono le imprese che si stanno facendo il mazzo per ripartire, non se ne sono andate, questo è un grande valore, e quindi si sta lavorando tutti, ed è chiaro che nonostante si lavori tutti, dal cittadino all'istituzione, mettendoci dentro tutte le imprese, i sindacati, le associazioni delle imprese, francamente non si riesce a dare tutto quello che serve, ma in un modo o nell'altro si dà molto di più di quello che era immaginabile da chi ha, come si dice, governo delle cose, purtroppo in questo paese che è molto incasinato. È davvero davvero miracoloso. Restando nell'area, anche la CISL ovviamente ha subito il terremoto, ci ricordiamo di come pochi giorni dopo eravate comunque già in azione nuovamente, anche in strutture d'emergenza, già operativi. Adesso l'operatività a che punto è, Graziani? Beh, lì siamo in una situazione in cui, per esempio, in alcuni luoghi dove abbiamo avuto i danni maggiori abbiamo, come tante imprese, messo su dei moduli e quindi sostituito la nostra sede tradizionale in una sede un po' più stanziale, ma comunque transitoria, che però ci permette di avere uffici di servizio molto positivi, come ci è successo a Mirandola. Purtroppo in altri casi, come a San Felice, siamo ancora nel camper, ed è chiaro che quella è una soluzione difficile, perché alla fine le condizioni climatiche condizioneranno l'operatività, e quindi stiamo cercando di risolvere i problemi della sede di San Felice, o in altri casi, come per esempio a Carpi, siamo già dentro la sede, perché lì non servivano interventi strutturali importanti, ma i pochi interventi che servivano per avere l'agibilità siamo riusciti a farli, e oggi devo dire abbiamo rinaugurato l'ingresso nella nostra sede in agosto, siamo di nuovo in quella sede, per cui questi, vi ho fatto tre esempi per dire che chiaramente mi viene da dire, come in tutti i casi, ci sono situazioni più gravi dove purtroppo la prospettiva è di lungo periodo e altri invece dove siamo già dentro, e devo dire che siamo dentro, che siamo fuori casa tra virgolette,
il servizio non è mai mancato e abbiamo sentito, la nostra sensazione è che la gente in tutte le aree del terremoto abbia capito il nostro sforzo e si abbia apprezzato. Graziani, quali possono essere le scadenze più importanti, diciamo, del vostro lavoro dei prossimi mesi? Beh, è chiaro che le scadenze più importanti sul piano regionale è quello di continuare a seguire la questione che riguarda l'emergenza terremoto e continuare a stimolare la regione, seppur fa già tanto, e quindi da questo punto di vista qui questa è assolutamente per noi una priorità come CISL regionale. Nell'insieme noi abbiamo da una parte la necessità di entrare nella logica, ancora sia a livello regionale che a livello nazionale, di stimolo sul quadro della ripresa. Noi stiamo anche attraverso, adesso è stato firmato l'accordo, il contratto nazionale dei chimici, che è un primo segnale, nonostante purtroppo i nostri compagni di viaggio non siano così convinti, ma è un grande segnale positivo di risposta a chi rappresentiamo, perché se smettiamo di contrattare e di portare a casa il salario, francamente le cose aumentano in termini di difficoltà. Quindi da una parte la contrattazione tradizionale, dall'altra un patto sociale nazionale che affianchi il patto sociale regionale per dare crescita anche nel lavoro, davvero attraverso la produttività e attraverso la partecipazione dei lavoratori, che dovrà essere pagato sul salario di produttività. Quindi chiediamo con forza la defiscalizzazione del premio di produttività, che oggi è stata limitata, perché questi sono soldi che rilanciano anche le famiglie al consumo e quindi anche a una maggiore, tra virgolette, tranquillità nel benessere. Dall'altra è chiaro che c'è bisogno, tra virgolette, di interventi di ripresa con attenzione al sociale, perché noi abbiamo tanti pensionati che sono in difficoltà, i soldi su welfare e sanità, no, sono sempre, tra virgolette, meno, e su questo noi dovremmo stare molto attenti in tutti i tavoli locali, comuni e province, regionali e nazionali, affinché non si facciano tagli lineari come purtroppo siamo abituati a vedere, ma si cerchi di trovare le modalità per garantire i servizi cercando di ridurre la spesa. Sul tema consumi che lei ha toccato c'è un lancio anche dell'ANSA di questa mattina: consumi crollano a luglio, vendite meno 3,2%, ieri avevamo addirittura parlato di essere tornati a livello del 1946 come consumi, davvero una cosa pazzesca, quindi sì, deve essere... Il problema è che tante volte ci si sveglia, noi è tantissimo tempo, e da quando è partita la crisi, che diciamo che la partita dei consumi non è che noi vogliamo una società basata sui consumi, ma la partita della riduzione dei consumi, oltre a essere un elemento che limita, soprattutto sul mercato interno, la ripresa delle nostre imprese, dà significato vero a quelle che sono le condizioni delle famiglie. Il problema è quando si riducono i consumi, chiamiamoli di lusso, ma quando diventano consumi di primaria importanza, francamente la cosa deve essere un campanello d'allarme e deve essere ripresa attraverso una più equa distribuzione del reddito. Noi abbiamo fatto la battaglia contro il rincaro dei carburanti, che è un elemento purtroppo ancora primario per la vita delle famiglie, e dall'altra sulla riforma delle riforme, che è quella del fiscale, per cercare di distribuire la ricchezza in maniera più equa, perché rilanciando i consumi e distribuendo più equamente la ricchezza, sicuramente la ripresa e lo sviluppo sono più vicini. Giorgio Graziani, segretario generale della CISL Emilia Romagna, ho come il sospetto che ne parleremo ancora di questi temi, ma intanto grazie per essere stato con noi oggi, Graziani. Grazie a voi. Radio Nettuno.